Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci 74. Oggi prepariamo insieme le ciambelle sarde. Le ciambelle sarde che prepariamo oggi sono dei buonissimi dolcetti di pasta frolla, classici, aromatizzati al limone vengono uniti tra di loro dalla buonissima marmellata che possiamo scegliere, quella insomma che più ci piace. Fa parte della pasticceria classica sarda, non può mancare nei dolci tipici e nei dolci misti sardi. Ora vediamo quali sono gli ingredienti. Gli ingredienti sono 500 g di farina 00, 200 g di zucchero, 200 g di strutto, 2 cucchiaini di lievito, la scorza grattugiata di un limone biologico, 2 bustine di vanillina e 2 uova. Poi ci occorreranno marmellata di albicocche, marmellata di ciliegie e zucchero a velo. Iniziamo subito con la nostra preparazione. Mettiamo la farina in una ciotola abbastanza capiente, mettiamo lo zucchero. Io preferisco oggi lavorare direttamente con le mani, così insomma si può fare comunque anche con una planetaria naturalmente. Ok, a questo punto aggiungiamo anche la vanillina. Lievito, sono 2 cucchiaini di lievito che corrispondono a 8 grammi, lievito per dolci. Poi grattugiamo la scorza del limone, che deve essere biologica, mi raccomando. Oppure se li comprate al supermercato, ricordatevi di controllare se la scorza è edibile, quindi che si può usare per, insomma, per l'uso alimentare. Se non trovate il limone, si può utilizzare anche una fialetta o una fialetta e mezzo di aroma al limone, che comunque è sempre buono. Mischiamo tutto con le mani. A questo punto possiamo unire anche lo strutto. Allora, io oggi ho voluto preparare le mie ciambelline con lo strutto, però possiamo utilizzare anche un burro normale o un burro addirittura senza lattosio. Possiamo anche unirlo tutto. E niente, adesso amalgamiamo. Allora, quando il composto avrà raggiunto questa consistenza, quasi sabbiosa, possiamo unire le uova, una alla volta. Trasferiamo il composto direttamente sulla spianatoia, sul piano da lavoro, e compattiamo bene la pasta. Ho lavorato la pasta 5-6 minuti e ho ottenuto questo panetto. Dunque adesso lo mettiamo in un sacchetto per alimenti e lo lasciamo riposare in frigorifero per una mezz'ora. Allora, terminato il tempo di riposo, che è di circa 30 minuti o anche un po' di più, ho tolto la pasta dal frigo, quindi la togliamo dal sacchetto. Poi mettiamo un po' di farina sul piano di lavoro. E cominciamo a stendere. Prima però dobbiamo un attimino,
ancora impastarla così. Ok. Ora possiamo fare le formine delle nostre ciambelle, però prima volevo farvi notare lo spessore della pasta, che deve essere questo più o meno. Io ho scelto queste due formine, però ovviamente voi potete scegliere quello che più vi piace. Addirittura ci sono dei cuoricini, insomma, ci sono delle cose molto molto carine. Quindi anche se facciamo un impasto comunque classico, possiamo scegliere comunque le forme che ci piacciono di più. Poi possiamo scegliere naturalmente anche una forma un po' più grande, naturalmente. Io preferisco fare delle ciambelline abbastanza piccole. Quindi formo praticamente la coppia, essendo le ciambelline classiche alla marmellata, preferisco usare queste formine che hanno già il foro al centro. Se non avete comunque le formine che abbiano questo foro, potete farlo anche o con un beccuccio per sacca a poche, oppure con un tappo di bottiglia, se la formina naturalmente lo consente, cioè è abbastanza grande. Oppure potete fare comunque soltanto due di queste formine e accoppiarle con la marmellata. Quindi proseguiamo, completiamo tutta la teglia. Prima teglia pronta, possiamo infornare ad una temperatura di 180 gradi, modalità ventilata, per una decina di minuti. Terminato il tempo di cottura, ho sfornato i biscotti, li ho lasciati un po' sfreddare, in questo momento sono ancora tiepidi. Allora, con due cucchiaini iniziamo a mettere la marmellata sopra, così, e poi vado ad accoppiare il biscottino facendo un po' di pressione e continuiamo. Classiche si fanno con la marmellata, però se vogliamo fare delle ciambelline un po' più golose, ci piace la cioccolata, possiamo metterci anche la crema di nocciole, la Nutella. Una volta che abbiamo accoppiato entrambe le formine con la marmellata, possiamo passare a spolverizzare con zucchero a velo. E adesso io finisco di fare tutte le ciambelline. Ecco qui, ho terminato con le ultime ciambelle, con lo zucchero a velo. Sono pronte. Con le dosi che vi ho dato, vengono circa una quarantina di ciambelle, con ovviamente lo stampo di questa dimensione. Io sono curiosa, anzi vabbè, diciamo che lo so come sono, però non vedo l'ora di fare la mia prova assaggio. Ne prendo una a caso. Questa è la marmellata di ciliegia, l'assaggiamo. Sono friabili, buone, si sente il limone e la vaniglia, veramente buonissime. Queste adesso sono friabili e un po' croccanti, domani saranno un po' più morbide. Se vi è piaciuta questa ricetta, mi raccomando, fate un bel like, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella di notifica, così non vi perdete nessun video. Venitemi anche a trovare sui miei social, che sono Facebook, Instagram e Twitter. Mi raccomando, seguitemi ancora. Ciao!